Io so che tu hai almeno un figlio. Due figli, che età hanno? Uno di 24 e uno di 11 anni. Quello di 24 cosa fa adesso? Quello di 24 lavora in una cooperativa dove per il momento, insomma, anche lì non è, come sappiamo, gli stipendi sono bassi, insomma, sono sfruttati perché li fanno lavorare tante ore con un salario proprio minimo. E lui lavora, cioè, non è il classico bamboccione, no? Perché lui già convive con una ragazza, non vuole stare sulle mie spalle sapendo anche la situazione. Ha un contratto normale o...? Un contratto da socio lavoratore. Da socio, quindi le classiche cooperative. Le classiche cooperative. Più o meno quanto prende? Loro prendono, se lavora, 55 euro al giorno, però facendo 12-14 ore al giorno, 15 ore, dipende dalla necessità giornaliera che hanno. Quindi vabbè, poi alla fine tirando qui farà un migliaio di euro, un po' più di 1000 euro. Sì, 1050 euro al mese. Quindi che non è una cifra elevatissima. La... Se teniamo conto che lavora dalla mattina alle 8 fino alle 8 di sera. La sua ragazza lavora, la sua donna, no. Quindi in pratica è lui che mantiene la... E lui deve mantenere la casa, tutto, ovviamente. Vabbè, non hanno figli? No, per il momento, meno male. No, non, voglio, non è neanche il momento adatto, diciamo, no, spero che non ne faccio per il momento. Ti ho fatto la domanda sul figlio perché chiaramente i giovani sono anche loro precari, quindi come certo. Si vede tuo figlio è precario. Quindi. Certo, lui ha detto che adesso non ha le possibilità, anche se lo vorrei così, non ha le possibilità di mantenere. È in affitto tuo figlio? In affitto. Tu sei in affitto e la casa di proprietà? Io sono il mutuo, c'ho ancora il mutuo. Vabbè, stai pagando il mutuo, quindi e in questi mesi come fai per pagare il mutuo? Dobbiamo stringere, ma dobbiamo pagare il mutuo. Mancano 3 anni per finire il mutuo e non sappiamo poi come va a finire, non so se la devo vendere prima che faccio il mutuo, prima che chiuda il mutuo, non lo so. Tu sei andata a Roma? Sì. Perché sei andata a Roma? Io sono andata a Roma appunto per la questione del lavoro, perché Marchionne ci sta solo prendendo in giro, purtroppo non tutti i lavoratori l'hanno ancora capito. E oltre questo, per l'articolo 8 che è assurdo, tutte le problematiche del lavoro ovviamente, per rivendicare i nostri diritti come lavoratori, per i giovani, i precari, la scuola che bisogna pagare, io ho un figlio anche che va a scuola, devi pagare tutto, in queste situazioni poi ovviamente ogni persona si bene. Ti sei trovata coinvolta negli scontri, negli incidenti diciamo? Mi sono trovata in mezzo proprio, sì, però sono stata fortunata perché ho cercato di trovarmi uno spazio dove evitare di essere coinvolta fisicamente. Cosa pensi dei ragazzi che in pratica hanno, diciamo, partecipato agli scontri? Ma diciamo che sicuramente quello che mi è dispiaciuto è che hanno... No, vai avanti, vai avanti. No, scherzavo. Che? Vabbè. Hai staccato? No, vai, dai. Dicevo, no, cosa pensi degli scontri? Dai. Niente, che gli scontri, diciamo che... O meglio, dei ragazzi e delle problematiche. A parte che penso che da quello che ho sentito, ragazzi addestrati, cioè io ho dei dubbi su questo, nel senso che molti sicuramente erano pilotati per far sì che non potessimo dire quello che realmente sta soffrendo il nostro paese su quanto riguarda il lavoro e la manovra e quella che ci sarà anche. Poi è normale che i ragazzi sono incazzati, diciamoci la verità, chi li può biasimare? Certo non è stato il modo giusto, perché anche magari incendiare macchine di un altro lavoratore che magari deve pagarsi ancora le rate, cioè come se incendiassero la mia casa prima ancora che finisco di pagarmi il mutuo. Cioè, credo che anche se anche dopo ti incazzeresti un pochino. Mi incazzerei anche un po' di più perché adesso saprei dove andare più. Insomma,
Vabbè, quindi tu secondo te erano un po' infiltrati, ma hai delle prove? No, io non ho prove, come non penso che nessuno ce le abbia, però dalle dinamiche che succedevano erano troppo organizzati per essere dei ragazzi incazzati così che alla fine cercano di far sentire, diciamo, la loro rabbia. Non sono convinta che fossero ragazzi corretti.